Gentili amici, ancora questa sera riprendiamo la nostra trasmissione L'altra voce. Ci teniamo che questa trasmissione rimanga nel vostro orecchio, anche nel vostro cuore. L'altra voce è la voce dei cristiani evangelici e in particolare degli cristiani evangelici che sono collegati a questa unione spirituale che è il Comitato Evangelistico Gesù, nostra certezza e la Consulta Evangelica. Bene. Avremo possibilità in questa trasmissione di presentare una delle opere più eloquenti e diciamo più impegnate nel campo evangelico ed evangelistico. Ho specificato questo significato in altre trasmissioni. Ebbene, abbiamo in studio ospiti con noi per presentarvi la Chiesa, e meglio più che Chiesa, l'opera che fa capo alla Chiesa cristiana evangelica pentecostale di Napoli Secondigliano. Prima di passare al pastore Michele Romeo, che è un servitore di Dio molto già conosciuto nell'ambito della città e oltre, devo dirvi che io e Michele siamo nati nella fede insieme, o quasi insieme. Eravamo due ragazzi quando abbiamo cominciato a frequentare la stessa chiesa e quando il Signore ci ha toccati nel cuore. Oggi, con maggiore gioia, posso presentare Michele, con la gioia di essere un conservo e insieme essere insieme servitori di quell'Iddio vivente, che ci dà grazia non soltanto di poter testimoniare delle grandi opere che Egli continua a fare, ma soprattutto che ci ha eletti umili servitori, ministri, per un servizio santo, il servizio dell'Evangelo. Passo subito la parola a Michele Romeo chiedendogli di parlarci, di dirci qualcosa circa la Chiesa di Secondigliano. Com'è nata? Anche se Secondigliano ha un'antica tradizione per me e per te, come dicevo, di fargli conoscere questa chiesa che fa capo al tuo ministero, come è nata. In effetti nasce ufficialmente l'8 dicembre del 79. Nel 75 abbiamo cominciato l'opera, ma in periferia, esattamente tra Casoria e Casavatore. E dopo 5 anni circa, in quella zona, il Signore ci aprì la possibilità di avere un locale tra Amiano e Secondigliano, più conosciuto come Secondigliano, esattamente Masseria Cardone, una zona molto conosciuta per tante situazioni difficili che imperversavano e imperversano ancora in quel settore. Siamo stati lì praticamente dal 79 fino all'86, dove veramente il Signore ha benedetto quest'opera facendolo fruttificare, perché in quel locale dove aveva una capienza di circa 300 persone, poi siamo arrivati fino a 500, non potevamo più nemmeno fare il culto dentro la sala, dovevamo farlo nel cortile, e poi si era presentato il problema del trasferimento, dove trasferirci? E dobbiamo dire veramente per un miracolo di Dio, siamo riusciti attraverso mille peripezie ad avere comprare un terreno alle spalle del Corso Secondigliano, esattamente dietro la Banca di Roma, dove prima abbiamo acquistato il suolo, acquistammo il suolo e poi cominciamo a costruire il locale che ufficialmente si inaugurò, fu dedicato l'8 dicembre del 87. E in quel locale noi attualmente svolgiamo, diciamo, il lavoro come chiesa madre. Da qui il Signore ci ha dato grazia di evangelizzare un po' non soltanto la zona di Secondigliano, ma particolarmente la zona di Napoli e altre zone della periferia. Noi svolgiamo il nostro lavoro ministeriale dovunque, certamente Dio ce ne darà l'opportunità. Principalmente siamo impegnati in questa zona e ringraziamo Dio che Secondigliano è la zona più evangelizzata, con la presenza di più evangelici e di più chiese. Se pensiamo che soltanto a Secondigliano si contano più di 20 chiese, tra quelle grandi e quelle piccole. E grazie a Dio questo riteniamo frutto del nostro lavoro e anche del lavoro di altri conservi. Scusami Michele, pare che una significativa crescita l'hai avuto in un momento particolare della tua vita ministeriale, quando alcuni anni fa, pare che, non pare, io lo so che è così,
successe qualcosa di soprannaturale nella tua chiesa, che poi fu riportato sulle pagine di tanti giornali, e non solo i giornali, anche alcune emittenti locali, qualcuno non locale che poi ha promesso e non l'ha fatto più, comunque molti ti venivano a visitare. Cioè, quando successe un particolare episodio che era collegato a una giovane sorella, e se non sbaglio era Sara Saracino, è vero o no? Sì, infatti in quell'occasione eravamo proprio ancora alla vecchia chiesa, al vecchio locale, la Masseria Cardone, ci fu questo evento soprannaturale che attirò l'attenzione dei giornalisti e della televisione di tutto il mondo, perché questa ragazza che per 80 giorni non riuscì più a parlare in italiano, sicuramente alcuni telespettatori si ricorderanno di questo, e fu un'occasione in cui diciamo, la chiesa fu conosciuta in diverse parti del mondo, se pensiamo che perfino da Israele, dal Sud America, insomma, vennero dei giornalisti che rapportarono questo fatto. Indubbiamente questo ci ha dato, tra virgolette, un periodo di notorietà, ma comunque al di là di questo evento, ecco, soprannaturale e prodigioso, ringraziamo Dio che ci ha assistito e ci assiste quotidianamente ogni giorno. Ma ci tengo a precisare anche una cosa: l'impegno di Michele in campo evangelistico, le marce, lui è un veterano delle marce in Napoli, su Napoli, per Napoli e i napoletani, e io penso che tu continuerai in questa linea. Perché queste marce, Michele? Veramente nasce nel 88 questo desiderio di fare questa marcia il 26 dicembre, e infatti ogni anno, qualche anno ne hanno dato anche pubblicazione alla televisione come Rai 1, Rai 2, ogni anno c'è questa marcia evangelistica in cui facciamo vedere la nostra città, la presenza evangelica, una marcia in cui chiaramente parliamo indubbiamente del Signore, ma anche una marcia di impegno per la pace, per la preghiera, l'intercessione per questa nostra città che amiamo, anche se piena di problemi, e che crediamo indubbiamente che sarà visitata in una maniera speciale dalla mano di Dio. Beh, Napoli è al centro di un cuore napoletano, però abbiamo a cuore, so che hai a cuore non soltanto l'Italia, ma anche il resto del mondo. Mi pare che ti sei anche interessato, o sei ancora interessato, in una missione un po' più lontana da Napoli, mi pare dalla parte dell'ex stati socialisti sovietici, la Russia, insomma. Abbiamo fatto diversi viaggi umanitari in Ucraina, in Albania, in Romania. Sosteniamo un gruppo di 100 ragazzi nelle isole filippine. Dopo una mia visita, che ho visto un po' la situazione in quel paese, abbiamo sentito in cuore come comunità, aiutiamo questi ragazzi e provvediamo un pasto per 100 ragazzi ogni giorno con una quota mensile. Michele, allora sei impegnato anche nel sociale. Molti non sanno che gli evangelici sono stati volontari da sempre, anche quando non si conosceva il volontariato. Io credo di ricordare insieme a te che abbiamo sempre, nel campo evangelico, ci siamo sempre sforzati a essere volontari nel sociale, prima nello spirituale, poi nel sociale, per la causa di Cristo. Tu sei ancora particolarmente impegnato, come vedo, nel sociale. Certamente, proprio per l'area geografica dove lavoriamo, dove è sempre un'opera, un'azione sociale, ma abbiamo anche un gruppo, diciamo, proprio volontariato, un gruppo di volontariato che lavora all'ospedale Cotugno visitando proprio gli ammalati di AIDS. Speriamo di poter far vedere anche qualcosa in qualche altra occasione proprio di visiva attraverso questi fratelli che settimanalmente visitano questi ammalati, chiaramente portando una parola di speranza, soprattutto una parola che parte dal cuore, da un cuore cristiano. Tu hai costituito anche un'associazione, se non erro, un'associazione, non so come l'hai chiamata, proprio di volontariato in seno a quello che è la comunità e la missione. Infatti l'associazione si chiama proprio Doulos. Doulos è una parola che significa servo, e lo scopo dei cristiani e della Chiesa è quello di servire il prossimo, e noi speriamo di farlo sempre in una maniera più incisiva. E vogliamo servire. I cristiani sanno che non comandano, servono. E Michele sicuramente
nel cuore l'ha espresso, vuole servire il Signore come lo vogliamo servire tutti quanti. Michele, c'è qualche altra attività che in questi giorni stai pensando, sempre nel sociale, qualcosa di nuovo? Nel campo della tossicodipendenza, per esempio, ti sei mai interessato? Certamente, nel campo della tossicodipendenza abbiamo avuto proprio, c'è proprio un capitolo nella storia della nostra Chiesa in cui abbiamo avuto veramente a che fare molto con i tossicodipendenti, abbiamo nella comunità diversi che grazie a Dio sono stati recuperati semplicemente con la fede e la preghiera. Attualmente dobbiamo dire abbiamo un po' allentato questo lavoro diretto, ma lo facciamo visitando delle comunità che ci invitano e certamente portando anche a loro la parola di speranza e di salvezza. Potremmo chiedere a Michele altre cose, ma preferisco rivolgerli a altri due servitori, altri due pastori che fanno capo a quella che è la missione della Chiesa di Secondigliano. E il primo è Renato Romeo, dal cognome capirete subito che è fratello anche carnale di Michele, è anche un ragazzo che io personalmente ho visto crescere. Ebbene, e l'impegno della Chiesa di Secondigliano è un impegno che dobbiamo dire sta veramente attecchendo proprio in zone particolarmente a rischio, possiamo dire, da una parte, ma con gioia possiamo dire in quelle zone che nessuno ci andrebbe. Difatti c'è la Costituzione, è stata già costituita, una chiesa, una comunità, nella zona, una zona più, forse delle più famose napoletane, tristemente famosi, la zona dei quartieri spagnoli. Ebbene, chiediamo al pastore Renato Romeo cosa è successo, che sta succedendo in quella zona dei quartieri spagnoli con l'Evangelo. La zona dei quartieri spagnoli è una zona ad alto rischio. Infatti questa è una zona che io servivo quando lavoravo in una certa ditta di distribuzione alimentari e quando ci andavo era sempre preoccupato perché è una zona ad alto rischio. Mai avrei pensato che sarei stato impegnato in questa zona con un altro tipo di lavoro, un lavoro molto più utile, quello della predicazione dell'Evangelo. Nella nostra comunità la visione evangelistica, come ha ricordato il pastore Remo, si è molto diffusa in questi ultimi anni e abbiamo cercato di vedere l'espansione della missione evangelistica nella nostra città di Napoli, uscendo fuori un po' dalla zona di Secondigliano. Eravamo un po' perplessi perché predicare lontano dalla propria comunità crea delle difficoltà, perché se ci sono delle anime che poi si convertono bisogna curarle. E quindi la nostra andata nella zona dei quartieri spagnoli è stata motivata da una visione che ci ha dato proprio il Dio in un momento in cui stavamo cercando una precisa indicazione. Così è venuta fuori la zona a rischio dei quartieri spagnoli. Ci siamo ritrovati in quelle zone a evangelizzare con il nostro gruppo evangelistico per i vicoli e le stradine di quella zona molto, molto difficile da circolare, e veramente abbiamo incominciato a credere che Dio lì aveva un popolo nascosto. Man mano che siamo andati ad evangelizzare c'era un gruppetto di persone che ci seguiva, ci incominciava ad interessarsi, e così è capitato che nella piazza Monte Calvario, di cui anche il nome di questa piazza è tutto un programma, si fermò un uomo. Stavamo proprio evangelizzando, Michele stava predicando quella sera, era un sabato sera, e questa persona si avvicinò alla fine della predicazione all'appello della salvezza. Dopo è venuto anche lì a Secondigliano, abbiamo avuto modo di conoscerlo, e quest'uomo è un uomo molto conosciuto in quella zona, anche perché la sua famiglia è una famiglia purtroppo, come ci sono tante famiglie in quella zona, legate al clan della malavita, e quindi lui aveva proprio di questi problemi. Quella sera lui si è accostato al Signore, ha ricevuto l'appello evangelistico, ha risposto alla chiamata della salvezza, e così abbiamo incominciato a instaurare un rapporto cristiano. Mai pensavamo che sarebbe stato proprio quest'uomo, che si chiama Francesco, ad essere la chiave di volta per permettere alla nostra missione lì nei quartieri spagnoli di piantare una vera e propria testimonianza evangelica. Senti Renato, ma come avete fatto a trovare il locale di culto lì sulle stradine dei quartieri spagnoli? Come avete fatto? Proprio la domanda capita proprio bene, perché ho detto che Franco è stato la chiave di volta. Infatti lui aveva un vecchio locale adibito al gioco d'azzardo.
Alla fine della campagna evangelistica di 3 anni fa, luglio, lui ci chiamò. Noi eravamo alla ricerca di un locale. Io gliel'avevo pure detto: Franco, tu che sei della zona, se trovi un locale, noi siamo interessati. Mai sapevamo che proprio lui ci aveva questo locale. Ci chiama dopo la riunione e dice: voglio mostrarvi qualcosa. La nostra gioia è stata quando siamo entrati in questo locale, lui ha detto: vi piace? Questo è possibile per la Chiesa. Si è ripetuto il miracolo dell'Evangelo quando il ladrone, che viene chiamato buon ladrone, sbagliato in maniera sbagliata, perché era soltanto un ladrone penitente, che all'ultimo momento accettò il Signore. Franco ha rappresentato lo strumento di Dio sui quartieri spagnoli. Bene, ringraziamo Dio per quell'opera che sta facendo sui quartieri spagnoli, ma pare che ci proviate proprio gusto a trovarvi le zone più difficili. Io dico trovare, lo dico per i nostri telespettatori, ma io so come pastore che vi ci manda il Signore in certi punti. E a questo punto c'è da parlare di un'altra zona particolarmente importante dell'est napoletano, vicino Volla. C'è da parlare di una zona chiamata Ponticelli, che tutti i napoletani ben conoscono, dove certamente i problemi non sono per niente inferiori a quelli dei quartieri spagnoli e di altri quartieri popolosi e popolati di Napoli. A tal punto, in questo momento, vorrei passare la parola, per farci dire qualcosa, al pastore Giovanni Bocchetti, che ci dirà come siete arrivati, insomma, anche a Ponticelli. Effettivamente Ponticelli è anche una zona, diciamo, come quartieri molto disastrata da problemi sociali, morali, principalmente da problemi spirituali. Ponticelli è nata attraverso alcune riunioni che noi cominciavamo a svolgere in una casa di cristiani, una famiglia che frequenta la nostra comunità. Questa famiglia ci chiese di andare in casa sua e di svolgere alcune riunioni, perché lei vedeva che vi erano delle persone che erano interessate ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Anche perché noi stavamo proprio in quel periodo formando proprio delle riunioni che noi chiamiamo riunioni di cellule, cioè riunioni che noi svolgiamo in case e le persone, i fratelli, invitano i vicini, i parenti, gli amici, dove molte volte magari hanno vergogna, hanno timore o hanno pregiudizi di venire in chiesa. Allora noi cogliamo queste opportunità per presentare loro il Vangelo e anche per far conoscere chi sono un po' gli evangelici. Così andiamo in casa di questa sorella, una famiglia Canfora, e per la prima volta veramente rimasi scioccato, perché vidi molte persone, erano circa una ventina, mi ricordo la prima volta, erano tutte lì presenti, desiderose di ascoltare il Vangelo. In seguito andammo in una casa di una famiglia che viveva lì in una maniera molto disastrata, con tanti problemi, ma principalmente aveva molti problemi spirituali, perché questa donna frequentava magia e quindi purtroppo vi erano delle potenze negative in casa sua, nella sua vita. E quando noi andammo e pregammo, veramente Dio diede una grande liberazione in questa famiglia. Questa famiglia è stata la prima che ha accettato Cristo veramente nella propria vita, e la vita di questa donna, conseguentemente anche il marito e i figli, hanno subito una trasformazione. Pregammo anche per una dei loro figli, una bambina piccola che aveva una malattia, un problema, e Dio la guarì. E questa notizia comunque si sparse anche tra le persone circonvicine, e altri erano curiosi di sapere, di ascoltare. L'opera comunque è un'opera molto fresca, 7 mesi di vita, quindi è un'opera tuttora in corso di svolgimento, e grazie a Dio vi sono ora una più o meno 10 di persone che sono desiderose, stanno frequentando le riunioni e hanno veramente il desiderio di continuare a capire di più quello che veramente è il Vangelo, rendendosi conto che non è quello che è stato loro tramandato, quello che si aspettavano, ma è qualcosa di molto diverso, di molto bello, e che veramente sta cambiando la loro vita e sta veramente portando anche delle trasformazioni nella loro vita morale anche, perché lì... Allora Giovanni, vediamo che sulla linea dell'Evangelo, come gli Atti degli Apostoli, nasce la testimonianza, e sulla testimonianza poi c'è la riunione nelle case. Attualmente siete su una casa o avete già un locale di culto?
Veramente stiamo cercando un locale. C'è lì un grande ed ampio locale che noi abbiamo in cuore di prendere, abbiamo anche iniziato lì a fare alcune riunioni. Crediamo che quel locale sarà nostro per poter svolgere delle riunioni normalmente lì settimanalmente. Noi come cristiani, io come conservo, auguro che presto questo locale... poi avete sentito che i locali diventano subito piccoli. L'abbiamo detto e abbiamo visto anche in occasione di altre nostre trasmissioni dove abbiamo presentato altre realtà. La cosa bella è che si comincia piccoli e subito, immediatamente, quello che sembrava però sufficiente diventa insufficiente. Ma noi crediamo fermamente che il Signore è all'opera, che non è l'etichetta che conta, è il contenuto. E noi confidiamo in Dio, che Dio continuerà a riversare le sue benedizioni, la conoscenza di Dio che non si fermi a livello di una mente, ma che questa conoscenza possa penetrare nel profondo del cuore, e questa conoscenza viene attraverso la parola, e la parola è quella che trasforma. E possiamo lasciarvi senza la parola? No. La parola ha sempre e ha sempre la priorità assoluta in tutte le nostre considerazioni e nelle nostre riunioni. E io chiedo al fratello, al pastore Michele Romeo, ancora, di concludere questa trasmissione potendoci dare il pensiero, un consiglio della parola di Dio. È con vero piacere, hai citato poc'anzi gli Atti degli Apostoli e ho davanti proprio alcuni versi dal capitolo 10, dal verso 34, che recitano così. Allora San Pietro cominciò a parlare e disse: veramente comprendo che Dio non fa discriminazioni circa le persone, ma chiunque ha timore di Lui e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che ha indirizzata, promettendo la pace per mezzo del Signore Gesù Cristo. E più avanti, come Dio lo unse di Spirito Santo e di potenza, e Gesù andò attorno facendo il bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo. Con l'aiuto di Dio noi ci proponiamo e facciamo la stessa cosa, andando in giro per le case, per le piazze, nei locali che abbiamo, che Dio ci ha provveduti, a predicare questa pace, questo bene che non può arrivare nel cuore delle persone se non c'è una libertà, una liberazione spirituale. Molte volte le persone comprendono, o quando si parla di bene, subito pensano al bene pratico. Molte volte anche noi nella nostra chiesa abbiamo visite di tante persone che cercano un lavoro, un aiuto. Purtroppo noi non abbiamo queste possibilità, siamo modesti lavoratori, le nostre possibilità, poi è tutto un autosovvenzionamento. Ognuno di noi con le nostre spese, con i nostri piccoli guadagni sosteniamo la Chiesa che Dio ci ha affidato, in quanto nessuno, non abbiamo niente da nessuno, e siamo felici di poterlo fare con le nostre forze. Ma molti pensano che il bene sia solo quello di dare 10.000 lire, 50.000 lire a una persona. Purtroppo non è questo, lo diciamo chiaramente, perché noi possiamo dare anche 1.000.000 a una persona e rimanerla esattamente nelle stesse condizioni. Gesù non è andato in giro distribuendo soldi. Gesù andò attorno, come abbiamo letto e come San Pietro ricorda, in occasione di una visita in una casa, che lui andò in giro facendo il bene. Ma sappiamo che il bene che faceva Gesù non era quello di distribuire soldi, ma abbiamo visto più avanti lui guariva le persone che erano sotto il dominio del diavolo. Una guarigione che non era fisica, non è che avevano qualche malattia, lui guariva anche questo, ma principalmente Gesù guariva le persone che erano sotto il dominio del diavolo. E come anche è stato accennato prima, noi crediamo che milioni di persone sono sotto questo dominio. E cari amici telespettatori, forse proprio qualcuno di voi o tanti di voi siete sotto questo dominio spirituale, che è il dominio di Satana, che purtroppo mantiene sotto un gioco, sotto un peso pesante la maggior parte dell'umanità. Ebbene, vogliamo dirvi che Gesù andò attorno guarendo da questa oppressione, e la parola di Dio è la stessa. Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e in eterno. Quello che predichiamo e lo diciamo chiaramente, perché non vogliamo e non siamo abituati a dare false speranze. Come disse lo stesso San Pietro in un'altra occasione, oro, argento non ne abbiamo e non ne possiamo dare. Se questo è il bene che le persone si aspettano, non siamo in grado di offrirlo, ma quello che possiamo dire con tutto il cuore e con tutta la fede, che nel nome di Gesù le persone possono essere liberate. E quando il Figlio di Dio, come è scritto nel Vangelo di San Giovanni, libera, veramente le persone sono libere. E allora arriva la pace, allora arriva il bene e allora arriva anche la prosperità, perché il Signore non lascia e non abbandona nessuno. E allora i casi più disperati trovano il bene prima dentro, perché il Signore comincia dentro, comincia a purificare tutte quelle cose, quelle scorie che sono nella vita di tante persone, libera dal vizio, libero dalle cose brutte e brutali. E quando esce fuori questa persona nuova, come Gesù stesso ha detto, se uno non nasce di nuovo, ecco l'importanza. Cristiani non si nasce, cristiani si diventa. Si diventa attraverso una vera liberazione da pregiudizi, da preconcetti. E vorremmo dirvi con tutto il cuore, cari amici telespettatori, forse proprio in questo momento, chiunque nel bisogno, e ripeto, il bisogno principalmente spirituale, voglio esortarti, vai ai piedi di Gesù. Gesù andò e anche oggi fa la stessa cosa. Lui viene per liberarti, per darti la pace e il bene che il tuo cuore desidera. Che Dio vi benedica. E dobbiamo dire, questo è il vero, valore dell'altra voce. Voce di uomini che sono stati lavati, imbiancati col sangue di Gesù. Uomini che sono diventati onesti perché il Signore è entrato nella propria vita, che hanno ricevuto quella parola, come dicevo prima, che trasforma. E solo la parola di Dio trasforma. Qualsiasi sia la condizione di un uomo, che sia sincero però davanti alla presenza di Dio e accettando la parola di Dio, Dio cambierà la sua vita. E io spero, e noi speriamo, che questa parola trasformerà tanti altri e che questa trasmissione potrà essere soltanto, almeno se non altro, un'indicazione, un segnale, una freccia, una direzione che possa farvi trovare della realtà, una realtà che non avete probabilmente mai conosciuto. C'è l'espressione di qualcuno che dice siamo tutti figli di Dio. Non è vero, siamo tutti creature di Dio, perché nasciamo tali, come diceva Michele, ma figli di Dio ci diventiamo accettando come nostro personale Signore e Salvatore Gesù Cristo il Signore, di cui abbiamo e siamo onorati di servirlo nella nostra pochezza, nella nostra piccola dimensione, alla gloria del Dio eterno. Prossimo appuntamento, stessa emittente, stessa ora, con l'altra voce. Diffondetela, ditelo ai vostri amici, seguiteci, scriveteci il numero in sovrimpressione e telefonico, potrete mettervi in contatto con qualcuno oppure scrivere all'indirizzo sempre in sovrimpressione. Noi siamo e saremo a vostra disposizione quali umili servitori, e ribadiamo il concetto servitori al servizio del grande maestro che è Gesù Cristo il Signore. Arrivederci alla prossima volta. Dio vi benedica.